La comunità diocesana celebra il 7° anniversario dell'ordinazione episcopale e dell'inizio del servizio pastorale di Monsignor Calogero Peri. Il rito dell'ordinazione episcopale fu celebrato in cattedrale nel pomeriggio di quel 20 marzo 2010 per le mani dell'arcivescovo di Palermo, Sua Eminenza il Cardinal Paolo Romeo, con celebranti Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Gristina, arcivescovo metropolita di Catania, e Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Manzella, suo predecessore. Ascoltiamo le sue parole. Tocca a me il privilegio di accogliermi in questa basilica cattedrale per l'ordinazione episcopale del XV vescovo della Chiesa di Dio che è in Caltagirone, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Calogero Peri. Saluto tutti affettuosamente. Saluto voi, venerati confratelli dell'Episcopato, carissimi fratelli presbiteri e diaconi, religiosi e religiosi, gentili autorità civili e militari, fedeli clerissimi, a tutti il mio più affettuoso saluto accompagnato dalla più viva gratitudine per la vostra presenza che ci onora. Saluto e ringrazio te, carissimo fratello Calogero, in obbedienza al mandato del Santo Padre Benedetto XVI, hai accettato l'ufficio di pascere e guidare questo popolo di Dio che finora è stato affidato alle mie cure pastorali. Benvenuto tra noi. Te lo dico con l'affetto che ci lega e con la gioiosa serenità di chi è consapevole di lasciare in buone mani quel tanto che il Signore ci ha donato di poter fare. Ti consegno una Chiesa in cammino, ricca di fede e proiettata verso un futuro pieno di speranza. La Chiesa di Caltagirone ha una storia ricca di santità, ispirata agli insegnamenti di San Francesco d'Assisi, da padre Innocenzo Marcinò a padre Antonio Scalmato, dalla Beata Lucia a Suor Veronica Barone, dal servo di Dio fra Francesco Cascio al servo di Dio Don Luigi Sturzo e a quanti si immolano nel silenzio e nel nascondimento tessendo quella rete di santità feriale che costruisce giorno dopo giorno il regno di Dio. Tu stesso, carissima eccellenza, conoscerai a poco le luci e le ombre, gli slanci e le lentezze di questa comunità diocesana che certamente ha delle potenzialità non indifferenti per rispondere adeguatamente alle esigenze del nostro tempo. Nei presbiteri e nei diaconi permanenti troverai collaboratori validi e preparati. In questi 19 anni di servizio episcopale ci siamo impegnati a investire seriamente nella formazione e nella cultura, favorendo le più svariate specializzazioni nei vari ambiti della pastorale. Ti darà tanto conforto il sapere che c'è una presenza viva delle aggregazioni laicali ed un laicato impegnato, maturo e rispettoso. Questa sera, con l'ordinazione episcopale, il Signore ti affida questa Chiesa che non ha ancora raggiunto la perfezione, ma che vi anela e che certamente sotto la tua guida di pastore illuminato saprà fare un salto di qualità e docilmente
saprà camminare lungo i sentieri che tu indicherai. Il Vescovo consacrante, Sua Eccellenza Monsignor Paolo Romeo, come a voler sottolineare la successione di governo, mi concederà il privilegio di consegnarti il pastorale. Con quella consegna, oltre a volerti formulare i migliori auguri per un coraggioso e paterno governo, intendo assicurarti che accompagnerò il tuo servizio episcopale con la mia costante preghiera e il mio fraterno affetto. Per la sua mansuetudine e la purezza di cuore, sia offerta viva a te gradita, per Cristo tuo Figlio, a te, o Padre, la gloria, la potenza, l'onore, per Cristo con lo Spirito Santo nella Santa Chiesa, ora e nei secoli e dei secoli. Monsignor Calogero Peri sperimentò immediatamente in quel luminoso pomeriggio l'entusiasmo e l'ondata di stima e affetto della sua nuova comunità, che da sempre riserva calore e rispetto ai suoi pastori, che vengono nel nome del Signore a rinnovare una storia di fede e di civile dignità. Ricevi l'anello, segno di fedeltà nell'integrità della fede e nella purezza di vita. Custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi la mitra, risplenda in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori, tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. A conclusione di questi riti sostanziali ed esplicative, alle ore 18 di lunedì 20 marzo, la stessa cattedrale, restituita nel frattempo a nuova bellezza e dignità, per i magnifici mosaici di Ivan Rupnik, per il rinnovato altare Ambone, per gli ampi restauri effettuati, canterà ancora una volta nella solenne liturgia la gioia di sentirsi chiesa attorno al suo pastore, liturgo e maestro, che ne incarna ed esprime il sacerdozio, la profezia e la regalità. Da ogni angolo della diocesi, il clero, i religiosi e le religiose, i gruppi, movimenti e aggregazioni laicali, insieme a rappresentanze significative di fedeli, sono convenuti per disegnare uno scenario di fede che ne esprime e racconta la vitalità, la dedizione apostolica e la prospettiva missionaria.